La porta viene raggiunto da Balotelli, i due si guardano negli occhi, adesso Balotelli abbassa lo sguardo, guarda dall'altra parte, non si dicono niente. Mario, chissà quanti gliene ha tirati in allenamento di calcio di rigore, si conoscono benissimo entrambi. Andiamo dunque a vivere questo duello dei calci di rigore, subito con questo derby in casa del Manchester City. Balotelli contro Hart, è l'Italia che comincia a battere il primo calcio di rigore. Hart chiede di aspettare un attimo, allontana una borraccia dal campo, Buffon rivolge le spalle alla porta e non vuole guardare. Primo rigore per l'Italia, Balotelli, tiro, rete! Nell'angolino! Perfetto il calcio di rigore di Mario Balotelli! Italia 1-0, ovviamente notizia. L'Inghilterra adesso ha la possibilità di rispondere, però ha tirato benissimo, notizia. Con la freddezza di sempre. Notizia, ha esultato Balotelli, incredibile! La prima volta in vita sua. Speriamo che ci sia esultanza. Concentrazione. Steven Gerrard, capitano dell'Inghilterra. Fischi da parte del pubblico italiano. L'Italia ha realizzato il primo gol. Adesso Gerrard deve rispondere. Tutti e due le squadre sono abbracciate a bordo campo a seguire gli sviluppi del rigore. Gerrard, tiro, rete. Uguale al rigore di Balotelli nell'angolino alla destra di Buffon, che si è buttato dalla parte giusta, come del resto Hart, ma non è riuscito a arrivare su questo pallone. Rigore calciato molto bene da Gerrard, così come molto bene aveva calciato Balotelli. Dopo la prima serie parità 1-1, adesso la seconda serie viene inaugurata dall'Italia con Riccardo Montolivo. Prende il pallone, lo fa ribalzare un paio di volte a terra, lo colloca con molta attenzione sul dischetto. L'arbitro Proenza dice al portiere Hart di non muoversi dalla propria porta. Tutto è pronto, parte Montolivo, tiro! Grande potenza ma non precisione, ha cercato l'angolino e la palla è terminata fuori. Errore da parte di Riccardo Montolivo. Ai. Non è ancora finito. Calmi. Rooney. C'è ancora un'eternità. Calmi. Montolivo è disperato. Nocerino fa 30 metri di campo per andarlo a prendere e dire dai, forza, reagisci. Reagisci Riccardo. Lacrime di Montolivo però, Calmi. Lacrime di Montolivo che scuote il capo. Gigi c'è, Paolo, Gigi c'è. Gigi fa il miracolo. Gigi c'è. E anche Bonucci adesso viene a rimproverare Montolivo, dice reagisci, dai, non hai ancora perduto niente, vieni qua a fare gruppo con noi. Dopo due rigori, un gol e un errore per l'Italia, ha segnato Balotelli, ha sbagliato Montolivo, ha segnato Gerrard per l'Inghilterra e adesso parte Wayne Rooney, cliente più che pericoloso. Parte la rincorsa di Rooney, tiro. 2-1 dopo la seconda serie, più uno per gli inglesi. Sta pesando fin qui il rigore sbagliato da Montolivo che ha calciato fuori. Certo, dovendo sbagliare un rigore è meglio sbagliarlo subito, perché così hai più tempo per cercare di in qualche modo rimetterti in carreggiata. E adesso tocca ad Andrea Pirlo, non guarda Gigi Buffon, sta con le spalle rivolte alla porta come aveva fatto anche nei due rigori precedenti. Andrea Pirlo sistema una zolla sul dischetto del rigore, posiziona il pallone, è lui il rigorista dell'Italia, rigorista della Juve, qualche precedente non molto positivo in questo campionato con i bianconeri. Andrea Pirlo, sua rincorsa, breve, tiro, scavetto, gol! Gli ha fatto il cucchiaio! Come avrebbe detto Francesco Totti, gli ha fatto il cucchiaio! Andiamo! Gli ha messo la palla in rete! Certo che ci ha fatto perdere un paio d'anni di vita con quel pallone che lento l'MLM si è infilato centrale nella porta, quando invece Hart si era buttato sulla propria destra. Che e classe. Adesso è Young per l'Inghilterra. Che classe e che freddezza. Andiamo a pareggiare, dai. Young contro Buffon. Parte l'inglese Young, il tiro. Siamo vivi! Traversa di Young! Tutto in parità! Dopo tre rigori! Due gol a testa e un errore a testa! Mamma mia! Quanto trema quella traversa! Quella traversa che c'è stata mica con Trezeguet a Berlino! Vivi Pacchioni! Adesso due rigori alla fine! Tutto è tornato in parità! Antonio Nocerino ha avuto un'occasione nel corso della partita per portare in vantaggio l'Italia. Una grande stagione per lui con il Milan. Adesso l'Italia può riportarsi in partita. Parte Nocerino, la sua ricorsa, tiro, rete! Antonio Nocerino mette la palla dentro.
4 rigori, e adesso a rispondere devono essere gli inglesi. Adesso il peso psicologico è sulla squadra di Roy Hodgson. Che sofferenza, amici. Studio. Ashley Cole, vado io, sento che non parlate, siete tutti svenuti forse. Vai, vai tu, Paolo. È tutta roba tua, non c'è più tempo tua. Per ma morire. Ashley Cole. Ma mi fate morire da solo e soffrite un po' anche voi. Siamo qui, te, Paolo, sono qui, siamo con te. Dai che se la sbaglia andiamo in vantaggio. Dai che se la sbaglia andiamo in vantaggio. Dai che se la sbaglia andiamo in vantaggio. Sì, l'ha tirato fuori, l'ha tirato fuori. Buffon, finale Alessandro Diamanti, silenzio. Ovviamente se l'Italia segnasse questo gol l'Inghilterra non ci potrebbe più raggiungere. Diamanti contro Hart, tiro Diamanti, sì! Ci siamo, la meritavamo e l'abbiamo portata a casa. Fiancano loro, a fianco esultano, ci lancia uno sguardo, pugni al cielo. Non si deve esultare in tribuna stampa, ma in questi casi chi se ne frega, si deve. L'Italia va in semifinale e ha vinto il calcio, ragazzi. Io avevo delle brutte sensazioni quando domini la partita e non riesci a chiuderla. C'è sempre lo spettro. Montolivo ha sbagliato, ma tutti gli altri hanno saputo riconquistarlo e l'hanno tirato su. Bravo, e adesso c'è la festa dell'Italia. Bravi ragazzi, non bravi, ci fermano bravi, più bravi. Pacchioni, non bravo, ci fermano Brandelli. Più non ci fermano più, adesso non lo so, non ci fermano più. Ascolta un cretino, non ci fermano più. Speriamo. L'abbiamo, io guarda, sono contentissimo così, perché sarebbe stata una beffa. Allora se tu vai in campo e gli altri meritano di vincere, allora li applaudi e dici gli altri non meritate. Sì. L'Inghilterra ha giocato come l'ultima squadra di Serie B questa sera. Sì. Ha giocato come il Crotone, con tutto il rispetto neanche, e l'amicizia per il Crotone. La Provercelli gioca meglio. Hanno fatto soltanto le barricate. Wayne Rooney sembrava uno, non so, della Lega Pro, non ha fatto niente. Appunto, l'ho un detto. Pochino Walcott ci ha messo un po' in difficoltà. Sì, sì, hanno sì. fatto le barricate. Ma è giusto che escano. I rigori li hanno sempre condannati e li hanno condannati giustamente anche questa volta, perché loro hanno giocato solo per quello. Invece questa sera ha vinto l'Italia e ha vinto il calcio. E poi Italia in semifinale, amici, appuntamento giovedì sera a Varsavia contro la Germania. Non sarà dura, sarà durissima, ma a questo punto, come disse Tabarez al mondiale, noi siamo a una festa alla quale non ci avevano invitati, però siamo qui e a questo punto proviamo a divertirci. Emozioni infinite, scusate, il 2006 fu il mondiale dell'uomo del destino, grosso. Diamanti ha messo dentro quella palla decisiva che pesava 2 tonnellate. Pensate a questo ragazzo, ha cominciato il campionato del Bologna, non lo conosceva praticamente nessuno, una buona carriera, una carriera normale di Serie A, un giocatore come tanti, lo si è detto con grande, grande rispetto, si trova a decidere un quarto di finale agli europei, anche per il coraggio di un allenatore che è una persona seria che merita di andare avanti, ha dato gioco a una nazionale come tanti più celebrati di lui non sono riusciti neanche lontanamente. Mandiamo la sigla conclusiva di una serata che ricorderemo a lungo. In diretta da Kiev abbiamo trasmesso Inghilterra-Italia.